Con grande piacere, Videotop, abbiamo con noi Giampaolo Scaiano, al quale diamo il benvenuto. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Benvenuto Giampaolo, pronti a raccontarci naturalmente di musica, però stop, come si dice in questi casi, fermiamoci e raccontiamo tutto dall'inizio. Non a caso stop è il titolo del Sì, singolo, sì, questa era sì. una gag che avevo preparato da mesi e finalmente potevo giocare. Sei stupito, che immagino. Raccontaci innanzitutto un po' di Ma allora, te. la mia vita musicale inizia a 7 anni, in realtà, perché i miei genitori Quindi 2 anni avevano, fa. sì, 2 anni fa, tre anni Tre fa anni. adesso, perché siamo già nel Giusto. 2019. E praticamente avevo una chitarra a casa, che non so se l'avevano comprato, gliel'avevano regalata, insomma, e mio papà, insomma, per togliermi un po' dalla strada, perché io vengo da Rozzano, comunque un paese di periferia, è un paese dove comunque, insomma, dovevi rimanere abbastanza aggrappato a certe ideologie e tutto il resto, e Detto anche a decidono, Los Angeles, detto anche Rozzano, però secondo te. io l'adoro, è un paese No, ma bellissimo, però assolutamente diciamo, sì. visto da fuori alcuni effettivamente. Diciamo che da lì mio papà mi ha iscritto alla scuola civica di musica di Rozzano, appunto del mio paese, e ho cominciato a fare però chitarra classica. A 13 anni non ne potevo più. Bella la musica classica, però la devi apprezzare, la devi conoscere. In Italia non c'è poi questa grande cultura della musica classica, e quindi ho iniziato a suonare la batteria. Uno dice: perché la batteria? È un bel rovescio della medaglia, della Dovevo cosa cambiare più. strumento, ho detto prendiamo una roba un po' tranquilla. E quindi inizio con i gruppetti musicali, dove io facevo il batterista, eravamo degli amici, facevamo anche dei concorsi lì. Mi ricordo per esempio un concorso simpatico, abbiamo vinto la Zinna d'oro. Sì, proprio era una zinna, cioè, incredibile. Chiamavo a Casarile, la zinna, cioè chi Beh, vinceva quella del diceva la... tipo Zinnone di Pattipaglia, quella roba Sì, lì. una roba del... Loro la chiamavano la zinna d'oro, però effettivamente aveva questa forma un po' particolare, ma la caratteristica di questo concorso era che il giorno dopo gliela dovevi riportare, perché avevano solo una... Avevano una sola e la riciclavano Non avevano il via... budget che notoriamente ormai Ce è l'hanno diventato scippata, uso comune rifarsi la zinna, quindi già ai tempi, non avevano non avevano il questo. Ma è bello budget. questo, Eh il sì, la premio zinna d'oro. che con l'elastico che poi Sì, torna e torna indietro. indietro. Appunto, siamo, cioè, ho dovuto mettere anche la benzina per Ah, tornare, capito? Però voi, Eh cioè, sì, quando no, è mai stato avevi un carino. aneddoto così bello se non Poi a partecipare? 19 anni mi diplomo e dovevo decidere cosa fare, se il ragioniere o qualcos'altro. Ho deciso di fare il musicista. Con un mio amico chitarrista mi dice: ma dai, tu cantichi, comunque hai studiato canto, eccetera. Ho detto: vabbè, dai, proviamo. Ho detto: da Certo. batterista a cantante ci posso provare. Quindi entriamo in un paesino qui vicino a Garbagnate Milanese, in un negozio, facciamo, ai tempi c'erano le lire, 5 milioni di debiti e neanche una serata. Due pazzi scatenati. Cioè, Meraviglia. mio papà, c'era mio padre che sudava freddo ogni momento. Ci riempiamo di cambiali che le ho finite l'altro ieri di pagare. No, in realtà poi funziona bene tutto il resto, e da lì inizia l'iter, diciamo, del piano bar. Poi dopo il piano bar inizio a scrivere pezzi, faccio alcune collaborazioni e tutto il resto, escono alcuni singoli, però diciamo di una portata abbastanza normale e tutto il resto, e poi a un certo punto mi fermo. Mi fermo perché a un certo punto, ecco perché poi nascerà stop, arriveremo a stop, perché cambiano le mie priorità nella vita. Decido di continuare a fare il musicista, però non facendo la mia musica, quindi non proponendo la mia musica, continuando a farlo come professione, tutto il resto, però conosco una ragazza, stiamo insieme, abbiamo due bellissimi bambini che vi salutiamo, Fantastico. Martina e Andrea, che oggi sono grandi, sono un po' più grandi, e a un certo punto ritorna la voglia di ritornare. Questa voglia me la ridà Beppe Carletti dei Nomadi, un incontro grazie a un carissimo amico che lo conosceva e me l'ha presentato. Gli ho fatto ascoltare il mio materiale, a lui è piaciuto, mi ha detto: vabbè, perché non ci riprovi? Riprova, ci cerca di vedere magari se posso darti una mano. Io volentieri, una persona straordinaria che ha un cuore Grande gigante. umanità, Beppe. E quindi a quel punto si decide e nasce Stop. Perché uno dice: vabbè, perché hai smesso? No, stop è una No, partenza. sì, È una ripartenza. è una sorta di dare un fermo a quello che è successo finora per Esatto. Perché in ripartire. realtà io ho fatto, nella descrizione che ti ho fatto, ci sono stati tanti stop. Prima la chitarra, poi la batteria, poi il canto, poi i figli, poi la moglie, poi. Però
E quindi è tutto uno stop la vita, certo. E tu devi riuscire a farla. Chi la fa tutta unica, beato lui, non so se poi è contento, eccetera, però per me è fondamentale. E stop nasce per quell'esigenza, quella, io ho sempre detto, è un inno per quelle persone che in realtà vogliono provare a cambiare vita. Però attenzione, e sarei troppo superficiale a dire cambiare vita, non è così semplice poi cambiare vita, perché non è che tu la cambi così. Dall'oggi al domani, certo. Insomma, dipende anche dalle possibilità che hai, ma è solo l'idea di provare a farlo. Tu puoi anche cambiare semplicemente strada mentre vai al lavoro. Certo. Oh. E, oltretutto, proprio i tempi che stiamo vivendo quasi impongono questo tipo di mentalità, perché una volta si era più radicati ad un percorso che magari veniva scelto o imposto, dipende dai casi, e quello si portava all'infinito. Adesso la famosa mobilità, il famoso, modo di posto pensare, fisso, che non esiste più. Il Checco Zalone lo aveva presentato alla grande, che vuol dire lavoro, vuol dire anche scelte di vita, vuol dire mettersi in gioco ogni giorno. Quindi lo stop è diventato importante, importantissimo, per la ripartenza. Stop, io l'ho visto, infatti il video inizia proprio con un semaforo rosso, perché tu poi quando sei al semaforo, delle volte ci sono, sai, quei semafori che sembrano disegnati, io dico, perché dici, il rosso è disegnato, perché è un quarto d'ora che sono qua, finito, non i colori, cioè, come è possibile? Nessuno che passa, però tu sei fermo lì. E in realtà qualcosa devi fare, se sei in macchina da solo, magari rifletti, allora cominci a dire, ma in realtà quello che io sto facendo è quello che realmente voglio fare, cioè la mia priorità. Sì, no, boh, forse, ecco, la mia canzone vuol solo dire, prova a fermarti un attimo e cerca di capire effettivamente se quello che tu stai facendo in realtà poi ti interessa oppure no, che può essere anche un hobby, non deve essere. Come no, come no. E a proposito di non fermarsi mai e di andare avanti, da stop sei, diciamo, ripartito e non ti stai fermando, perché è di fresca presentazione in quel che è l'appuntamento dell'anno, visto che si parlava di Beppe Carletti, dei Nomadi. A Novellara hai presentato un nuovo singolo. Sì, ho presentato il nuovo singolo il 17 di febbraio a Novellara. Siamo riusciti, insomma, ad avere questa possibilità bellissima, è stata una roba straordinaria, bellissima, un'emozione grandissima, e ho presentato appunto il nuovo singolo che si chiama Invece Tu, che arriverà. Arriverà. Qui, e qui si cambia. Qualche indicazione su quello che è il tema, allora, magari senza svelare più di tanto. Allora, il tema è, si parla d'amore. Okay. Perché in realtà il tema amore faceva parte anche della mia vita. Ed è una storia simpaticissima, e cioè, hai presente quello che decide di lasciare la fidanzata e poi la fidanzata lo lascia lei e lui ci rimane malissimo? Perché lì si scombina, cioè, il piano. Rimane come dicono le papi, come una quacchera. Lui in realtà aveva alzato la mano per dire, scusa, sai che c'è un problema. Nel momento ha detto, lei, no, un lei non c'era già più, cioè lui si è accorto che non era più in casa lei. E infatti nella canzone dico, non ti accorgi che io non ci sono più, perché continui la tua vita, le tue amiche, le tue uscite e chissà con chi sei già. Ah, ah. E quindi e qui svegliamo un altro capitolo che non apriamo. Okay. Più o meno ci sarà una data di pubblicazione? La stiamo ipotizzando nei prossimi giorni, quindi anche perché stiamo ultimando anche il video e tutto, quindi sarà una roba molto carina. Si cambia un pochino, è un pochino più una ballad, però sempre comunque con delle chitarre importanti. A me piace, io vengo dalla musica. In realtà io a 16 anni ascoltavo heavy metal, perché quel pazzo scatenato di mio fratello, che è una persona tranquillissima, ma ascoltava heavy metal, ascoltava Iron Maiden, Metallica. Io ho ancora il primo CD degli Iron Maiden, che comprò lui, credo era forse CD o vinile? Vinile. Ah, vinile. Infatti, gap, no, perché il gesto era troppo ampio. Ho detto, era un CD, Max, non sapevo dove. In realtà no, avevo ancora il vinile col quando tu appoggiavi sopra, con la punta che se ne andava ogni due giorni, perché mio padre non la sapeva usare bene. Adesso mi metto a piangere, perché immagini la solita storia che dico, il capello è grigio ma non lo tingo. E quindi se tu mi parli di vinile, il pezzo di cuore bianco, cosa è successo? È così. Quindi, insomma, questo nuovo lavoro è partito da stop e poi proseguito con questo nuovo singolo di prossima pubblicazione, prevede un percorso che
ti ributta pieno in un progetto che va... Sì, io ci sto entrando con tutti i piedi, ce la sto mettendo tutta e insomma io ci credo in quello che faccio, mi piace la musica, mi piace cantare, mi piace scrivere, mi piace parlare. Ecco, l'unica cosa che sponsorizzo tanto è che io rispetto tutti, però veramente ricominciamo a dare un pochino più di spazio alle canzoni cantate. Tutto quello che vuoi, Sanremo, tutte le polemiche che sono venute fuori, però ricominciamo a scoprire anche chi canta, chi magari si è fatto 10 anni di studio, chi ha studiato arrangiamento, chi ha fatto le cose, quindi diamo i giusti spazi a tutti. Giustamente. Magari non ci focalizziamo solo su quel tipo di musica che è bellissima, per l'amor di Dio, mia figlia ascolta solo quella. Ascolta intanto me perché, però ascolta quella, però io dico ridiamo spazio anche comunque alla musica cantata, cioè dove un cantante va lì e canta, poi si stona, è un problema suo. Esatto, no, ma condivido assolutamente, perché è il solito problema ormai storico dell'apparire del passaggio televisivo, di tutto quello che magari è un contorno accentuato dal web, che poi in sostanza rispetto a quello che è la base, quindi la musica, rimane una percentuale molto bassa. Che vanno avanti, quelli che ripartono da sotto, diciamo, non hanno, io poi comunque li rispetto tanti, io non sono neanche capace a fare la trap, il rap, non è roba mia, diciamo. Tu hai in previsione poi qualche serata? Allora sì, stiamo cercando di programmare, diciamo, delle prime serate, anche perché insomma col secondo singolo, anche perché poi l'idea è quella di fare il disco, e quindi insomma vorremmo fare comunque l'album, i pezzi ci sono ovviamente, però stiamo cercando anche di capire un attimino se mettere quel pezzo piuttosto che la si esce pazzi in questo caso. Lo so, la perché scelta... ogni scarrafone è bella mamma soi, diceva il grande Pino Daniele. E quindi quando hai tanti brani lì e ti piacciono tutti, hai questa voglia di comunicarli, in realtà poi dopo cerchi di capire un attimino, meglio questa, meglio quella, quante ne mettiamo? 6, 7, 8, 10, bingo, ambo. Insomma, però ci siamo, diciamo, il percorso c'è, insomma, io l'unica cosa che chiedo ai vostri telespettatori, ai vostri amici, di cominciare a seguirmi se vogliono, insomma, sulla mia pagina Facebook, possono entrare con Gianpaolo Scaiano, possono vedere il video di appunto di Stop, adesso a breve arriverà anche il nuovo. Anche quello nuovo, e di scrivermi, perché a me piace rispondere. A me risponde piace lui direttamente. Io quando andavo a fare le serate parlavo con tutti. Mi sembra giusto, insomma, il rapporto. Sì, sì, sono io che rispondo. Non ho nessuno che risponde per me, quindi magari ci metterò un pochino, però mi farebbe piacere appunto se iniziano a conoscere, insomma, il mio percorso musicale. E siamo sicuri che seguiranno l'invito. Grazie. Noi ti ringraziamo moltissimo, un grande in bocca al lupo a Gianpaolo Scaiano, alla prossima. Grazie. Video. Grazie mille, ciao a tutti.